Siamo con Giorgio Giorgi, presidente onorario della Polisportiva Vittoria, nonché anche responsabile del progetto. Un progetto importante che coniuga lo sport e lo stile di vita, quindi sano, anche sana nutrizione. Esatto, oggi abbiamo l'appuntamento sull'alimentazione, gli stili di vita sani, in particolare la pratica sportiva, e fa parte di un progetto più ampio che ha cadenza annuale, quindi terminerà il prossimo settembre del 2023 con la Settimana Europea dello Sport, tra il 23 e il 30 settembre 2023. È un progetto in cui noi abbiamo usato come target la prevenzione del bullismo, la lotta al bullismo e a ogni forma di discriminazione, anche discriminazione di genere, razziale e quant'altro, e l'importanza in tal senso dello sport e dell'attività ludico-motoria in generale. Quindi in questo ambito oggi si parla di alimentazione, di prestazione sportiva e di lotta alla sedentarietà, all'obesità, che può portare anche, quindi come conseguenza, anche a delle discriminazioni, perché anche i ragazzi che sono un po' magari grassottelli eccetera hanno dopo di conseguenza dei comportamenti dei compagni non sempre corretti. Quindi rientriamo in questo concetto più ampio, quindi cerchiamo di abituare i nostri ragazzi a uno stile di vita sano, a fare sport sano e uno sport salutare che possa farli crescere come uomini e come sportivi. Signore e signori, buonasera e benvenuti a questo incontro formativo, seminariale pure, aperto al pubblico. E la Polisportiva Vittoria ha creduto in questo progetto già da maggio scorso, quando abbiamo cominciato i primi incontri per la prevenzione del bullismo e l'importanza dello sport e delle attività ludico-motorie. Importante è l'incontro di questa sera perché è molto più tecnico, però per la popolazione è importante, perché l'alimentazione, soprattutto nell'adolescenza, che è il periodo in cui vi è il maggior aumento in proporzione della massa fisica. Cominciamo subito questa serata. Diamo prima un saluto direi al nostro sindaco, che oggi non è presente perché ha un impegno, però è ben rappresentato dal vice sindaco, che è anche assessore allo sport. Quindi Luca, se vieni a dare un saluto, perché poi entriamo nel vivo. Luca Giovagnetti. Grazie Giorgio, ringrazio innanzitutto i presenti e la Polisportiva per l'evento. Porto il saluto del sindaco, che come ha detto Giorgio purtroppo è impegnato in un altro evento questa sera, però ecco, sono lieto di essere qui, soprattutto per un po' il connubio, no, che riguarda il mio assessorato lo sport e quello che è l'alimentazione. Diciamo, sono due cose che vanno di pari passo, e quindi ecco, penso che la serata che andrete a vivere questa sera con i tanti esperti che ci sono nel settore dell'alimentazione sicuramente può essere una cosa formativa, che ci porta poi a riflettere magari su quella che si sta riscontrando soprattutto nell'ultimo periodo, ma già da tempo, dell'importanza dell'alimentazione sin dalla fascia delle prime età, ma anche soprattutto per noi magari più grandi. L'ho vissuto magari personalmente nell'ambito dello sport. Seguire un'alimentazione controllata e sana permette allo sportivo di avere sicuramente prestazioni migliori, ma oltre all'ambito sportivo riguarda anche l'ambito salutare. Quindi ringrazio ancora tutti i presenti e i relatori che poi esporranno la parte dedicata all'alimentazione. E ancora una volta la Polisportiva e Vanessa, che è qui con noi, che poi interverrà dopo di me. Grazie ancora. Grazie Luca, e ringraziamo il Comune per il patrocinio e il sostegno a queste nostre iniziative. Un'iniziativa dedicata in particolar modo agli sportivi, e non solo. Quale migliore occasione per parlarne con l'assessore allo sport di Cingoli, Luca Giovagnetti. Una serata particolare che va a proseguire una serie di iniziative organizzate dalla Polisportiva Vittoria. Sì, ci tengo innanzitutto a ringraziare da parte di tutta l'amministrazione comunale e del sindaco la Polisportiva per aver perseguito questo obiettivo,
che nei piccoli centri magari come il nostro non sempre viene perseguito dalle associazioni sportive, ovvero non praticare solo lo sport ma parlare anche di quanto lo sport faccia bene, e questa sera lo vediamo anche collegato all'alimentazione. Quindi nell'ultimo periodo tutti gli sportivi oramai seguono una dieta dedicata per lo sport, perché si è visto oramai da tempo che l'alimentazione è alla base dello sport, ma è alla base anche della salute non solo dello sportivo ma di tutte le persone, per cui è lodevole l'iniziativa che questa l'associazione del territorio sta portando avanti. L'amministrazione è felicissima di questo, perché ci tiene a promuovere il mangiar bene, soprattutto anche in un territorio che valorizza molti prodotti tipici di altissima qualità e adatti per molte diete. Siamo proprio nel periodo, ad esempio, della raccolta delle olive, quindi magari l'olio extravergine del nostro territorio, che è di un'elevatissima qualità e con proprietà organolettiche e nutrizionali adatte a molte diete. Quindi l'amministrazione, ribadisco, che appoggia queste iniziative e si pone anche l'obiettivo magari in futuro di portarne avanti e magari coinvolgere sempre più la popolazione non solo del territorio ma anche dei comuni limitrofi. È una serata che vede molti specialisti del settore, diversi dottori, nutrizionisti, quindi sicuramente porterà curiosità a tutti i cittadini che vorranno partecipare. Ed ora la parola alla nostra sindaca, che è stata qui anche, vi ricorderete, a maggio nell'incontro più specifico sul bullismo e sul cyberbullismo e le altre forme di bullismo e di discriminazione. Oggi è qui con noi la sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Vanessa David. Grazie mille. Buonasera a tutti. Nei paesi industrializzati come il nostro, le cosiddette malattie croniche, cardiovascolari, tumori, diabete, obesità, osteoporosi, sono le principali cause di mortalità e disabilità. Le cause di queste malattie dipendono dai fattori genetici, quindi non modificabili, ma spesso anche dalle condizioni ambientali e comportamentali, cioè dai corretti stili di vita, dove è possibile intervenire attraverso iniziative di prevenzione primaria o campagne di promozione della salute come quella organizzata questa sera. I più importanti fattori di rischio delle malattie croniche sono l'ipertensione arteriosa, il colesterolo alto, il fumo, lo scarso consumo di frutta e verdura, il sovrappeso, l'obesità e la sedentarietà. Ben 5 di questi 6 fattori sono strettamente in relazione con l'ambientazione e con l'attività fisica. Occorre però attenuare strategie per la prevenzione del sovrappeso e dell'obesità infantile, considerato che l'eccesso di peso riguarda anche noi ragazzi, troppo spesso seduti con il cellulare in mano o davanti a uno schermo. Molto importanti sono quindi la dieta, la corretta nutrizione e l'attività fisica. Importante è anche realizzare piani di promozione della salute e seminari pubblici rivolti a informare la cittadinanza, in modo che ciascuno svolga un ruolo attivo per il proprio altrui benessere, attenuando azioni per favorire comportamenti salutari fin dalla primissima infanzia, per mantenere un buono stato di salute nel tempo. Buona serata e buon Grazie Vanessa, sempre precisa Vanessa, la nostra sindaca. Si parla di giovani e lo facciamo anche con la sindaca del Consiglio dei Giovani, ovviamente, del comune di Cingoli, Vanessa David. Vanessa, una
particolarità che coinvolge i tuoi coetanei e non solo. Come la vivi e cosa ne pensi anche di queste iniziative? Allora, secondo me queste iniziative sono davvero molto importanti, soprattutto per noi giovani che spesso siamo seduti sul divano con davanti un cellulare o uno schermo qualsiasi. Quindi secondo me l'attività fisica e comunque l'aiuto che queste organizzazioni ci danno per farci capire l'importanza dell'alimentazione, del mangiar bene, di tenerci in forma è molto molto importante. E sono davvero molto felice che ci hanno fatto in qualche modo contribuire a questo progetto, ci fanno contribuire a questi progetti. Attività sportiva, parlavi di cellulare, anche te tra i giovani immagino con i social, ma uso o abuso? Allora, molti ragazzini abusano del cellulare, infatti ne utilizzano troppo. Io a 13 anni ancora non ho un cellulare perché secondo me a questa età bisogna stare molto attenti di come si utilizzano i social, perché in questo periodo non si sa chi si nasconde dietro gli schermi. Quindi un consiglio che io do specialmente a tutti i ragazzi è di stare molto attenti se si utilizzano i social, come per esempio TikTok, Instagram, Snapchat, Facebook o qualsiasi altro social. Bene, io penso che Vanessa abbia le idee molto chiare, mi unisco al suo invito rivolto ai ragazzi, ma ancora in primis ai genitori per non controllare ma gestire anche queste situazioni importanti. Grazie Vanessa e buon lavoro per il Comune di Cingoli a questo punto. Grazie mille, buona serata. Si è verificato un considerevole aumento dell'incidenza dell'obesità. Si usa il neologismo globesity, che descrive di come si tratti di un fenomeno ormai pandemico, diffuso in tutti i paesi del mondo, diceva prima Vanessa, i paesi industrializzati soprattutto, documentato da numerosi sistemi di sorveglianza e da continui studi scientifici. L'obesità colpisce gli adulti, ma anche e soprattutto i bambini. E adesso abbiamo l'intervento di un collega dell'ASUR, il dottor Luca Belli, dirigente biologo della UOC, che sarebbe il servizio igiene degli alimenti e della nutrizione, per cui ringraziamo anche per la presenza la direttrice Luana Tantucci, cui tributerei un primo applauso perché ci ha degnato della sua presenza nonostante gli impegni. Dottor Luca Belli parlerà del ruolo dell'attività fisico-sportiva nella prevenzione e nel trattamento dell'obesità. A te la parola. Io preferisco stare in piedi così sono più a mio agio. Allora, presentazione diciamo dell'intervento. Io vi parlerò una prima parte dell'attività fisica e del ruolo dell'attività fisica nella prevenzione del sovrappeso e dell'obesità, lasciando poi agli altri relatori tutti gli approfondimenti sugli aspetti nutrizionali. Il ruolo, il servizio di igiene alimenti e nutrizione, cui si faceva prima riferimento, è un servizio diviso in due grandi aree, l'area dell'igiene degli alimenti e l'area dell'igiene della nutrizione. E come potete vedere, questo servizio cerca di lavorare sul territorio proprio per promuovere, diciamo, la corretta alimentazione e fare attività di promozione della salute. Sono attività importanti, come si diceva prima, per il benessere della popolazione. E nell'ambito dell'igiene e della nutrizione, come vedete, il ruolo che noi abbiamo all'interno dell'ASUR è quello di informare, fare attività di educazione alimentare, fare le attività di sorveglianza. E proprio dalle attività di sorveglianza sono emersi dei dati preoccupanti relativamente allo stato di sovrappeso e obesità dei bambini. Allora io vorrei iniziare con delle parole chiave, le parole che diciamo sono più importanti all'interno della mia relazione. E come vedete vi parlerò di guadagnare salute, delle sorveglianze nutrizionali,
dell'homo obesus sedentarius, perché purtroppo l'evoluzione avanza e queste sono terminologie che dobbiamo iniziare un attimo a vedere. L'intossicazione digitale da parte degli adolescenti, la covibesity, che è una evoluzione dell'obesità nel post-covid, gli snack motori, che sono fondamentali per diciamo ridurre la sedentarietà, quindi cercheremo di vedere in pratica quali potrebbero essere delle soluzioni e poi arrivare a quelle che sono le linee guida internazionali, le nuove linee guida internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sull'attività fisica. Iniziamo parlando di guadagnare salute. Guadagnare salute in Italia è nata molti anni fa come programma, e all'interno del programma Guadagnare Salute troviamo diversi progetti, tra cui rendere facile muoversi e fare attività fisica. Quindi c'è la necessità di promuovere l'attività fisica e di rendere facile poi questa attività per la popolazione. Gli stili di vita, le sorveglianze che vengono portate avanti anche dal nostro servizio, da Occhio alla Salute, HBSC, i vari sistemi di sorveglianza sull'uso del tabacco da parte degli adolescenti, i sistemi passi e passi d'argento, queste sono tutte attività del Dipartimento di Prevenzione che servono a capire lo stato attuale della popolazione a livello di stili di vita. E purtroppo da questi dati emerge un aspetto preoccupante, cioè quello dell'homo obesus sedentarius, che è un nuovo step dell'evoluzione umana. Purtroppo oggi noi abbiamo un'alimentazione spesso fuori controllo, tanti momenti nella giornata in cui abbiamo la possibilità di mangiare e i movimenti sono molto limitati. Purtroppo questa situazione è talmente preoccupante che i nuovi piani di azione, come vedete, si basano tutto su questo aspetto delle persone attive, creare società attive, creare persone attive, ambienti attivi, sistemi attivi, cioè si punta molto sul concetto del movimento, sulla riduzione della sedentarietà. Sono aspetti fondamentali perché purtroppo solo riducendo la sedentarietà riusciamo a sconfiggere questa problematica del sovrappeso e dell'obesità, perché fare attenzione all'alimentazione non è sufficiente. E allora ecco i dati dei vari sistemi di sorveglianza. Occhio alla Salute, che riguarda la scuola primaria, ragazzi di 8-9 anni, e vedete la problematica del sovrappeso in tutte le regioni d'Italia. L'andamento del sovrappeso e obesità purtroppo porta ad avere oggi più del 30% di ragazzi in eccesso di peso e porta l'Italia a livello, diciamo, internazionale a essere tra i primi paesi, diciamo, con un elevato tasso di sovrappeso e obesità nella fascia pediatrica. Il problema è che la percezione del sovrappeso e obesità da parte delle famiglie manca, quindi le iniziative come quella di questa sera sono importanti per promuovere questo concetto, perché l'eccesso ponderale da parte dei ragazzi e la sedentarietà di questi ragazzi non viene vista correttamente da parte delle famiglie. E quindi una famiglia che non si rende conto del problema non mette in atto strategie di intervento. Qui possiamo vedere come l'attività fisica sia comunque limitata da parte dei ragazzi, ma vedete il coinvolgimento dei genitori nelle scuole, iniziative di attività motori sono molto limitate. Quindi anche l'inserimento di iniziative come quelle di questa sera all'interno di una comunità sono fondamentali per cercare di aumentare questa percentuale che, come vedete, purtroppo è sempre in continua diminuzione. E poi l'altro aspetto importante è le ore passate davanti a computer, televisione, quindi sono tanti momenti di sedentarietà nella giornata che ritroviamo purtroppo anche negli adolescenti, perché lo stato di sovrappeso e obesità non lo troviamo solo nella scuola primaria, lo ritroviamo poi anche nella fascia adolescenziale e le abitudini sedentarie sono molto elevate. Abbiamo un 25% dei ragazzi che supera le 2 ore giornaliere
di TV o videogiochi. E purtroppo i dati di HBSC, che è questo sistema di sorveglianza che ci permette di indagare le abitudini, gli stili di vita dagli 11 ai 18 anni, che cosa ha messo in evidenza? Che c'è una relazione tra comportamenti sedentari e altri indicatori di salute, come l'uso di sostanze, il consumo di alcol, episodi di aggressività. Quindi l'attività fisica in un adolescente è fondamentale. Purtroppo l'attività fisica è un boom fino a 10 anni e poi si tende a smettere. Se noi andiamo a vedere i dati di chi pratica attività fisica, già a 11 anni con l'arrivo nella prima classe della scuola secondaria c'è un abbandono dell'attività fisica che tende poi a ridursi ancora di più a 13 o 15 anni e aumentano invece le attività sedentarie durante la giornata. Questo porta, diciamo, la popolazione adolescenziale italiana a svolgere un'attività fisica adeguata solo in un 10, 12, 15% dei casi. Quindi è un dato molto preoccupante. Ecco allora la parola che dicevo prima, l'intossicazione digitale. Purtroppo oggi con questa sedentarietà i ragazzi hanno una dipendenza da internet, dai videogiochi, dai cellulari e purtroppo leggiamo ancora questi articoli, telefonini al posto del pallone, bambini malati di sedentarietà. Quindi è importante ritrovarci oggi qui e vedere invece degli aspetti positivi come le attività organizzate da queste società sportive. Perché lo sport educa i ragazzi ad un uso consapevole e maturo degli strumenti digitali e riduce quella sedentarietà che dicevamo prima. Anche negli adulti, il problema negli adulti è presente ugualmente, le persone sedentarie aumentano negli anni e anche in questo caso, come le famiglie non avevano una corretta percezione del sovrappeso e della sedentarietà dei figli, gli adulti non hanno la percezione del loro livello di attività fisica. Quindi queste iniziative sono molto importanti per far prendere coscienza alla persona dell'importanza di muoversi. E poi l'altra parola che vi dicevo all'inizio, la Covid-obesity. Perché c'è la Covid-obesity? Perché con il Covid è cambiato tutto, c'è stato un aggravamento dei tassi di obesità. I ragazzi hanno passato tanto tempo, diciamo, chiusi in casa davanti alla televisione, videogiochi, c'è stato un tasso di incremento di indice di massa corporea anche doppio rispetto allo stato pre-pandemico. Questo significa che lo stato di sovrappeso e obesità e soprattutto le problematiche associate a questo le rivedremo nei prossimi anni. L'attività fisica, la sedentarietà dei ragazzi che hanno vissuto negli ultimi 2 anni purtroppo porterà dei problemi importanti, anche le abitudini alimentari, poi ci sarà, diciamo, un intervento sui disturbi alimentari, l'intervento da parte del pediatra, ma questi ultimi anni con il Covid hanno portato a un forte incremento di consumo di alimenti ipercalorici e oltre 5 ore di tempo passate davanti a uno schermo, quando, come dicevamo prima, le ore consigliate al massimo sono 2. Allora abbiamo anche degli strumenti, abbiamo degli strumenti di monitoraggio e di promozione della salute che dobbiamo imparare ad utilizzare. Abbiamo dei questionari che noi portiamo nelle scuole per cercare di capire come e quando si muovono. Purtroppo i dati sono preoccupanti da questi questionari. E allora ecco ad esempio l'utilizzo del contapassi, l'utilizzo del cellulare, ma per altre finalità, non per quelle che sono abituati, diciamo, i ragazzi, perché hanno delle app che ci permettono di capire quando ci dobbiamo muovere, ci sono delle app che ci aiutano a capire quanto siamo troppo sedentari e quindi quando dobbiamo cercare di interrompere il momento di sedentarietà, e poi riusciamo a monitorare il numero dei passi della giornata, perché tramite il numero dei passi della giornata noi riusciamo a capire se siamo sedentari o se siamo attivi. Purtroppo è un aspetto importante, tutte le nostre attività nella giornata, diciamo, sono tante attività sedentarie e tutto quello che riusciamo invece a fare come movimento al di fuori dell'esercizio fisico incide sulla nostra spesa energetica. Qui abbiamo una bilancia, da una parte quello che mangiamo, dall'altra quello che spendiamo a livello energetico. Per mantenerci in salute dobbiamo portare ad avere almeno un pareggio. Purtroppo la spesa energetica è sempre più bassa negli ultimi anni e l'introito calorico è sempre più alto.
Quindi dobbiamo cercare di trovare questi momenti dove muoverci. E allora quanti sono i passi che dobbiamo fare nella giornata per essere attivi? Un dato interessante che ci fa capire come ad esempio i ragazzi devono muoversi di più rispetto agli adulti. Purtroppo noi vediamo che i ragazzi fanno 6-7 mila passi al giorno, 5 mila passi al giorno. Ecco, qui sappiamo che i ragazzi dovrebbero arrivare a 11-12 mila passi al giorno per essere, diciamo, un livello di attività fisica adeguato. Quindi iniziamo su questi aspetti. Poi l'adulto, se già riesce ad arrivare a 8.000 passi al giorno, già sarebbe un buon risultato. L'obiettivo sarebbe arrivare ai 10.000. E queste linee guida internazionali ci dicono per i ragazzi che devono muoversi almeno 60 minuti al giorno, devono fare almeno 3 giorni a settimana un'attività fisica un po' più intensa, quindi ben vengano i ragazzi che praticano un'attività sportiva 2-3 volte a settimana, perché rientra proprio nelle attività rivolte al benessere. E poi questi snack motori, vi parlavo di snack motori perché è stato visto che se noi interrompiamo i minuti di sedentarietà continuativa riusciamo a guadagnare salute. Dovremmo muoverci 3 minuti ogni 30, quindi già alla fine della mia relazione, se ci alziamo in piedi e stiamo un po' in piedi, già abbiamo guadagnato in salute. Questo è un dato che è emerso in tante ricerche scientifiche, e se noi riusciamo a muoverci ogni tanto e i 3 minuti ogni 30 ci aiuta a ricordarcelo come messaggio, guadagniamo in salute. E poi l'attività sportiva. Un'ora di attività sportiva riesce a contrastare 8 ore di sedentarietà. Questo è uno studio enorme effettuato su migliaia di persone e ha messo in evidenza che tutti gli effetti negativi delle 8 ore di sedentarietà giornaliere che tutti noi abbiamo, tra attività lavorativa, a casa o altro, con un'ora di attività fisica e di attività sportiva riusciamo a contrastare questi effetti negativi. Quindi ben venga l'attività sportiva dei ragazzi, fare attività fisica porta tanti benefici, fa rimanere in forma, fa conoscere nuovi amici, migliora il sonno, li fa essere diciamo anche più in sintonia con i propri pari, li fa star bene, li aiuta a sviluppare la coordinazione, la concentrazione, fa bene al cuore e, come abbiamo visto, li porta verso una strada migliore nella vita. Io spero di essere rimasto negli 8-10 minuti che avevamo concordato e vi lascio con questa ultima slide. Nessuno ha abbastanza salute per permettersi di essere sedentario. Grazie. Grazie veramente, Luca. Dottoressa Tantucci, l'importanza del suo impegno, ovviamente delle sue mansioni nell'area vasta 2 e l'importanza anche di eventi come quello di questa sera qui a Cingoli. Sì, allora io mi occupo di igiene degli alimenti e della nutrizione, quindi di entrambi gli aspetti, che sono quella della cura dell'igiene, delle acque potabili eccetera, quindi della qualità del cibo che andiamo a mangiare e della sicurezza anche. E anche di nutrizione. La nutrizione invece che riguarda appunto la qualità in senso anche di proporzione di alimenti che vengono ingeriti, di uno stile di vita sano, sotto tutti i vari aspetti. Quindi eventi come questi sicuramente hanno una grande importanza per sensibilizzare la popolazione e anche focalizzare il rapporto che c'è tra l'alimentazione e la salute, ripeto, sia in termini di sicurezza sia in termini di stile di vita e benessere. E quindi è importante perché credo che è utile per le persone avere un po' l'attenzione su questi aspetti che si è visto sono così incidono tanto sulla salute a lungo termine.
però è importante anche per i ragazzi, proprio perché poi lo stile di vita si imposta da ragazzo, no? E quindi poi dopo dovrebbe essere mantenuto nel tempo, perché poi l'alimentazione incide soprattutto appunto su queste malattie diciamo cronico-degenerative, cioè quelle che poi dopo nel tempo possono portare a malattie cardiovascolari, tumori e quant'altro, diabete, no? Queste cose che poi hanno gli effetti nell'età adulta. Quanto è cambiato negli ultimi anni, secondo lei, sia l'attenzione del paziente, tra virgolette, e anche gli interventi da parte vostra per migliorare o comunque alleviare certe problematiche? Allora, io mi sento di dire che dal punto di vista della sicurezza alimentare siamo a buon punto, no? Tutto quello che c'è stato nei decenni passati sulla cura dell'acqua potabile, su tutte le normative per la sicurezza alimentare, ha fatto sì che sulle nostre tavole possa arrivare un cibo più sicuro di una volta, e questo è stato fatto. Ovviamente c'è un lavoro continuo che viene fatto ancora. Però ecco, invece la parte nutrizionale forse vale la pena continuare a presidiarla, perché ecco, gli effetti sono più a lungo termine, ma poi hanno dei risvolti anche sulla qualità di vita, sul benessere, no, delle persone, considerando anche che l'età media della vita è sempre più lunga, e quindi ecco, bisogna mantenersi sani il più possibile, per più tempo possibile. Questa iniziativa è nata da un'idea di un allenatore della Cingolana San Francesco, Natale Vitali, che stasera non è presente per il Covid purtroppo, quindi l'ho ricordato nel dare la parola ora al nostro pediatra di libera scelta, che è anche sindaco da Piro, quindi sa bene l'importanza di incontri come questo. La parola a Ovaldo Scuppa. Grazie Giorgio, la prima cosa è ringraziare te per l'invito e naturalmente la Polisportiva di Villa Strada per avermi invitato qui stasera, e un saluto, un buonasera a tutti quanti presenti. Devo dire che io potrei anche smettere di parlare, perché tra la sindaca che mi ha rubato tutto quanto quello che dovevo dire, e tra Luca che ha anticipato anche lui qualcosa che io ho nelle mie diapositive, dico che dirò non molte altre cose, anche se qualche minuto ve lo rubo. Allora, il compito che mi è stato dato era naturalmente parlare dell'obesità in campo pediatrico, e io inizierei dal discorso della definizione dell'obesità infantile. Ma cos'è l'obesità infantile? Negli adulti è facile, c'è una classificazione in sottobeso, normobeso, sovrappeso e obeso, ma in realtà tutto questo si basa, l'ha appena accennato Luca, sull'indice di massa corporea, o quello che in termini inglese viene definito body mass index. Cos'è questo body mass index? Poi dopo io ve lo spiegherò e vi porterò delle tabelle che a casa poi vi serviranno per esercitarvi sul vostro stato di peso corporeo. Qui vedete un grafico in cui trovate sull'asse delle ordinate, quello verticale, il peso espresso in chilogrammi, dall'altra parte, cioè sull'asse della scissa, quello orizzontale, l'altezza del soggetto. Se prendiamo delle linee che congiungono questi due valori, troviamo delle fasce che rappresentano la normalità, il sovrappeso e l'obesità. Per esempio, se prendiamo un peso di scusate, però io mi intreccio con questa roba, come si torna? Ecco. Se prendete per questo con Luca, com'è qui il coso? Ecco. Questo qui dei 40 kg, questo qua, e un'altezza per esempio di 160, ecco che andate a trovare sulla fascia normalità. Le linee rosse sono del sesso femminile e quelle blu del sesso maschile. Ma dicevamo adesso, non mi va avanti, eccoci, che l'indice di massa corporea viene espresso come il peso corporeo espresso in chilogrammi
diviso l'altezza espressa in metri al quadrato. Cioè, se ci troviamo di fronte a un soggetto che pesa 80 kg e alto 1,60 m, ecco che il rapporto di indice massa corporea 80 diviso 1/6 al quadrato diventa 31,2 cm. Quindi adesso naturalmente il dato di per sé dice poco se non avete il termine di confronto. Ecco che se quel dato è maggiore di 40 avremo un soggetto grande, obeso, con un indice di massa corporea maggiore al 40%, se viaggiamo tra i 30 e i 40 avremo un soggetto obeso e giù giù fino a un soggetto che ha un indice massa corporea di 18 al di sotto 18,5 che è un soggetto sottopeso. Ma quali sono le cause dell'obesità pediatrica? Sono cause multifattoriali, non c'è una sola causa, ma ci sono un insieme di fattori che poi predispongono a questa patologia. E naturalmente possono essere cause che poi vedremo di tipo genetico, ma anche ambientali e non solo. Quello che diceva prima il dottor Belli è che esiste questo sistema di sorveglianza di Occhio alla Salute che è partito nel lontano 2008, che serve per rilevare i dati nei bambini della fascia pediatrica di 8 anni, della terza elementare. E cosa ci dicono? Anche qui andiamo veloci perché ve l'ha già detto Luca, i maschi in sovrappeso sono circa il 42%, di cui il 21% obesi, le femmine sono il 38%, di cui il 14% obese. Ma a livello generale della popolazione, anche qui vedete le varie fasce d'età e vedete che dai 18 ai 34 anni fino ai maggiori di 75 anni trovate questi dati dove diciamo, il problema maggiore ce l'abbiamo nella fascia di 65-74 anni con un 18% dei soggetti maschi che sono sovrappeso e un 16% dei soggetti femmine. Ma nella fascia pediatrica a livello italiano abbiamo questi valori che anche questi vi sono stati già accennati da Luca. Vi dico solo che a livello marchigiano, qui forse da lì non lo vedete, eccolo, a livello marchigiano ci possiamo dire che il 23,1% dei soggetti sono sovrappeso e l'8,2% sono francamente obesi. Quindi superiamo abbondantemente il 30%, che è un terzo della popolazione pediatrica marchigiana. Può sembrare strano, ma l'entità del problema non è mai, ve lo dico ormai per esperienza, perché è quello che vedo tutti i giorni, l'entità del problema non è mai percepita dal livello dei genitori. Il 50% dei genitori in sovrappeso pensa che non sia così, che i loro figli non siano in queste condizioni, ma anche che il 12% dei genitori pensa che invece il loro bimbo sia di un peso normale. Ma perché c'è questa dispercezione, questa alterata percezione dei bambini? Certo, innanzitutto perché c'è l'occhio amorevole dei genitori e dei nonni, no? Perché naturalmente lo sappiamo che è bello, che bello cresce florido, bello rubicondo, ma sicuramente la cosa no, è qualcosa che va assolutamente modificata e compresa essenzialmente. E la stessa scarsa percezione ce l'hanno i genitori, come anche qui era stato detto dal dottor Belli, nella sedentarietà, cioè il 61,7% dei genitori pensano che i loro figli facciano adeguata attività motoria, cosa che effettivamente non è nella realtà. Ma quali sono i segnali che ci portano a verificare che effettivamente questi bambini sono sovrappeso o addirittura obesi? Beh, la cosa più evidente è che quando si va dal pediatra, il pediatra sapete tutti che ha le cosiddette tabelle dei percentili, e vediamo che quando riporta i dati somatici del bambino, quindi il peso, l'altezza, queste linee delle curve dei percentili cominciano a impennarsi, quello è un chiaro segno che qualcosa non sta andando per il verso giusto. Ma poi vi potete anche accorgere
dalle porzioni che questi bambini richiedono, che sono porzioni sempre molto abbondanti, anche perché poi siamo noi che pensiamo che devono mangiare di più perché, rispetto all'adulto, perché rispetto a noi devono crescere, già hanno il fattore crescita che è importante, cosa che effettivamente non è così e poi dopo lo vedremo. Oppure naturalmente lo scarso o assente consumo di verdura e frutta o la continua richiesta che questi bambini fanno con quello che noi chiamiamo cibo spazzatura, cioè le merendine, la pizza e quant'altro. Come si può anche accorgere di questo? Beh, allora, quando ci si accorge e si va dal medico e il medico ti dice che forse c'è qualcosa che non va, bisogna cercare di ascoltare i consigli del medico. Non lo fa sempre per come dire, denigrare il vostro figlio, lo fa perché capisce che c'è un problema che va affrontato. E quindi ecco che il bambino va assolutamente monitorato e i genitori hanno il dovere, il compito di parlarne tra di loro e trovare una strategia per cercare di porre rimedio al problema che si sta ponendo. Ma voi vi accorgete anche quando il bambino sta a tavola, se voi lo osservate, vedrete che nel suo piatto ci sarà troppa pasta, troppo condimento, troppi cibi confezionati o prefritti, troppi salumi, troppe salse da spalmare, poca verdura e pochissimi legumi, e la frutta, quasi mai c'è frutta nell'alimentazione dei bambini, non dico mai, ma quasi mai. Questo succede, se succede, perché se alla fine del pranzo non hanno voglia di mangiare un po' di frutta è perché evidentemente hanno mangiato un bel abbondante piatto di pasta prima e quindi sono già belli satolli, come si dice dalle parti nostre, sazi, e non vogliono assolutamente pensare di mangiare altre cose. Ma attenzione anche a quello che bevono. Loro, i bambini, dovrebbero bere acqua, semplicemente acqua, e invece troppo spesso vediamo bibite zuccherate, succhi di frutta o addirittura integratori o quant'altro. Quindi sono tutte cose assolutamente che vanno eliminate. Altra cosa che mi capita tutti i giorni è vedere e sentire dire che i bambini non fanno la merenda la mattina. È un classico, una costante. La maggior parte, ve lo dico con tutta franchezza, dei bambini sovrappeso, se li vai a interrogare ti dice: cosa hai mangiato? Quando gli chiedo cosa hai mangiato stamattina, nulla. Perché? Perché sennò facevo tardi a scuola. Assolutamente è un errore grandissimo, perché poi che succede? Che i genitori, siccome non mangiano, fanno portare a casa quello che è impossibile pensare, quindi dalle merendine alla pizza, alle focaccine e quant'altro. Questo cosa determina? Determina che il bambino mangia questa roba pesante a scuola, naturalmente si appesantisce e diventa anche poco concentrato per effetto di questa cattiva alimentazione ricca di grassi che fa a colazione a scuola. Poi, naturalmente, pieno com'è di quella robaccia lì, a pranzo magari non ne ha tanta voglia, e poi passiamo al pomeriggio quando il livello glicemico scende ed ecco che lì trova il modo di cominciare a peluccare, aprire i cassetti delle credenze e a tirar fuori tutto quello che è possibile, immaginabile, che sicuramente non è niente di buono dal punto di vista dell'alimentazione. Come possiamo fare per troncare questo circolo vizioso? Beh, semplice, basta svegliarli 15 minuti prima e tutti insieme, bambino, genitori, si fa la colazione insieme alla mattina, che serve anche come punto di ritrovo. Ma anche, come vi accorgete che questo bambino comincia ad avere qualche problema? Beh, pensate per esempio a una bambina che non vuole andare a danza, una bambina cicciottella, è logico, ha i suoi problemi, ha un po' di vergogna, così come spesso capita vedere un bambino cicciottello che quando va a giocare a pallone viene messo immancabilmente a porta, perché? Perché lì non si corre, non deve far fatica e non fa manco danno per la squadra. Quindi questi sono tutti segnali che bisogna notare, verificare e cercare di comprendere per capire quello che è il problema che ci troviamo davanti, cioè il bambino che comincia ad avere delle difficoltà assolutamente dal punto di vista
sia dell'alimentazione ma anche dal punto di vista della crescita e della possibilità di sviluppare un'obesità patologica. Naturalmente vi accorgete anche dai vestiti, perché quando andate a comprare i vestiti spesso sarete orgogliosi di vedere il fatto che c'ha dei vestiti con delle taglie grandi, dicevo quanto è grande sto bambino, ma magari queste taglie vanno bene per la larghezza ma poi li dovete accorciare, quindi è chiaro, perché sono troppo lunghi, perché sono di taglie di bambini super, di grandezza, di anni superiori, semplicemente perché il peso non andrebbe di pari passo con taglie della sua età. Ora è vero che questi bambini non devono essere tutti quanti modelli, tutti quanti dei grandi stilisti, però è anche vero che dobbiamo prendere coscienza di questa situazione, e anche qui è una spia del fatto che forse dobbiamo cominciare a ragionare su cosa fare. Ma quali sono i fattori di rischio che portano all'obesità? Beh, innanzitutto la predisposizione genetica, la familiarità, lo sappiamo tutti. L'alimentazione, la sedentarietà, tutte cose che sono state dette dal dottor Belli, anche naturalmente le cattive abitudini, quindi cercheremo di andare veloci anche su questa parte delle slide che vi sto mostrando. Discorso genetico, quello che succede nella pancia della mamma, cioè nella mamma in gravidanza, è qualcosa che poi va a riflettersi in età adulta. Cosa voglio dire? Qui viene riportata la teoria del bambino risparmiatore. Che vuol dire? Vuol dire semplicemente questo, che se nella fase di gravidanza della mamma, la mamma ha un regime alimentare scorretto, estremamente ricco di alimenti, e quindi prende un eccessivo peso, il feto si abituerà a questo eccesso e quindi anche poi negli anni successivi tenderà a immagazzinare tutto l'eccesso che c'ha nell'alimentazione. Al contrario, se invece abbiamo una mamma che ha un regime alimentare corretto, che ha un aumento di peso nella gravidanza di circa un chilo o poco più al mese, quindi quegli 8-9 chili, darà vita a un feto che sarà un soggetto risparmiatore, cioè si abituerà con poche quantità di alimento e questa cosa se la riporterà come memoria per tutta la vita. Ed è anche un po' il discorso della deposit rebound, cioè la deposità del rimbalzo. Che succede? Anche questa è una cosa un po' particolare. Il bambino diventa un po' più cicciottello nei primissimi mesi di vita, poi si ha uno snellimento del fisico, dell'indice di massa corporea dall'1 fino ai 5-7 anni, e poi c'è ancora una nuova impennata di questa adiposità. E qui vedete questo grafico dove in ordinata vengono riportati proprio il body mass index e invece sulle ascisse l'età. Vedete quello che vi stavo dicendo, la curva che sale intorno al primo anno di vita, poi tende a scendere fino ai 5-7 anni e poi riprende a risalire, perché lì c'è ancora una sorta di di accumulo a livello degli adipociti. Quando questa curva, il picco non scende già a 2-3 anni o addirittura prima di 2 anni e mezzo, quello è sicuramente predittivo di un soggetto che andrà incontro a una vera e propria obesità nello stato da adulto. Naturalmente, qui vado veloce, quindi se ci sono da una parte la genetica e la familiarità, quello che però alla fine conta è quello che si mangia. C'è poco da fare, io posso essere predisposto a sicuramente prendere peso e diventare un po' cicciottello, ma questo succede solo se io poi non sto attento nell'alimentazione e compio degli errori di alimentazione. Quindi gli errori di alimentazione sono responsabili per il 40-60% dell'obesità di un soggetto. A volte sono errori banali, ma qualche volta invece sono
degli errori legati al ripetersi di certe situazioni. Quali sono gli errori più comuni? Uno scarso consumo di frutta e verdura, le porzioni abbondanti, lo saldo dei pasti o mangiare al di fuori dei pasti, utilizzo di cibi ricchi di zuccheri e comunque bevande fermentate ricche di carboidrati, tutte cose banalissime che è inutile che vi sto a dire, che lo capite da sole, ma che però purtroppo spesso non vengono comprese. Perché? Perché nella mentalità che noi abbiamo è quella di dire sempre mangia figlio mio che te fa bene, diventi bello, grosso e rubicondo. Quindi la percezione sempre, come dicevamo prima, della realtà. Ma quali sono le cattive abitudini alimentari più frequenti? L'8% dei bambini, come dicevamo prima, salta la colazione e il 31% fa una colazione non adeguata. Il 22% non consuma assolutamente frutta durante il corso della giornata e il 33% beve quotidianamente bibite zuccherate. Il consumo di frutta, lo vedete sulla destra della slide, è grazie a Dio migliorato negli ultimi anni, ma soltanto un bambino su due fa un uso corretto di alimentazione con la frutta. Poi, come diceva anche prima sempre Luca, quindi come vedete qualche volta ci sovrapponiamo nel discorso, ma è quello che va detto insomma ai genitori, il 17% dei bambini sta sicuramente sdraiato sul divano a fare che? Naturalmente a vedere, giocare la televisione e comunque a divertirsi con i device. Quello che diceva prima il dottor Belli, ecco, non bastano certo 2 ore a settimana di attività per cercare di avere un'attività sportiva che possa determinare una diminuzione dell'indice di massa corporea. Poi, quali possono essere dei piccoli trucchi che possiamo mettere in pratica sempre per aumentare questa attività motoria? Beh, recarsi a scuola a piedi, usare le scale e non l'ascensore, passeggiare e giocare all'aperto, aiutare nei lavori domestici, cioè tutte piccole cose che se fatte quotidianamente aiutano sicuramente a bruciare carboidrati, calorie e avere sicuramente un miglioramento dell'indice di massa corporea che dicevamo prima. Spesso mi chiedono, dice, ma dottore, qual è lo sport migliore che devo far fare a mio figlio? Bene, io rispondo sempre in un modo soltanto: non esiste uno sport ideale, ci sono tanti sport, vanno tutti bene a patto che ci sia la consapevolezza e la voglia del bambino di seguire quello sport, perché se quello sport non gli piace, lo annoia e dopo un po' lo abbandona, sicuramente non abbiamo fatto un buon lavoro a fargli fare quella cosa che magari noi genitori ci aspettavamo da lui. Poi naturalmente qui vado veloce e logico, le cattive abitudini, dicevamo prima, l'eccessivo uso dei device, lo scarso sonno e anche un'eccessiva introduzione di proteine. Sui device, anche qui io andrei veloce perché è già stato detto tutto, mai uso dei device prima di andare a dormire, no all'uso dei device prima dei 2 anni, no massimo 1 ora al giorno tra i 2 e i 5 anni e 2 ore al giorno massimo nei bambini dai 5 e 8 anni. Queste sono delle linee che bisognerebbe sempre seguire. Naturalmente che succede? Che quando stanno davanti a questi computer, a queste TV, questi bambini inconsapevolmente stanno lì, giocano e non si accorgono nemmeno loro di quanto effettivamente mangino, perché sgranocchiano in continuazione e non si rendono conto di quello che stanno effettivamente mangiando. Qui ci sono alcuni altri dati che ci dicono come l'attività fisica sia estremamente limitata nei bambini marchigiani. Qui non lo vedete da su, ma ci dice che il 18% degli italiani, dei bambini italiani, e il 17% di quelli marchigiani non fa nessuna attività fisica. Il 44% degli italiani e il 39% dei marchigiani c'ha la TV in camera.
e solo il 27% degli italiani e il 19% dei marchigiani si reca a scuola a piedi, e il 41% degli italiani, addirittura il 43% dei marchigiani sta più di 2 ore al giorno davanti ai computer e ai device. L'altro problema è lo scarso sonno. Perché? Perché ultimamente ci stiamo accorgendo che questi bambini dormono sempre meno, e naturalmente questo cosa determina? Che avendoci un'attività di veglia più lunga sono più portati a mangiare e a ingurgitare robaccia varia. Ma quanto dovrebbero dormire i bambini? Qui avete una tabella in cui vedete che i bambini hanno un'attività di sonno che va da 12 a 14 ore nei bambini di 12-36 mesi, fino a scendere, li vedete, li potete leggere su, fino a 9 ore in media nei bambini con più di 12 anni. E poi naturalmente il discorso dell'assunzione delle proteine, come dicevamo prima. C'è una tabella che si chiama l'ARN 2000, qui è fatta del 2014, che stabilisce quella che è la quantità di proteine che dovrebbe essere assunta nell'arco della giornata. E anche qui vedete una tabella che vi ho riportato, dove la quantità di proteine varia, come vedete, in base anche all'età, e come vedete diminuisce mano a mano che il soggetto va in là con gli anni. Quindi passiamo da una quantità di 11 grammi al giorno nei bambini di 6-12 mesi fino ad arrivare a 62 grammi al giorno per i maschi e 50 grammi al giorno nelle femmine per i giovani di 15-17 anni. Questa cosa è assolutamente spesso disattesa. Perché è disattesa? Perché, come vedete, come vi stavo dicendo prima, mano a mano che il soggetto aumenta con l'età deve diminuire la quantità di proteine che deve assumere. Ma se pensiamo al bambino, noi pensiamo una cosa banale: un bambino di circa un anno prende in media sui 400-500 grammi al giorno di latte. 150 ml di latte contengono 5 grammi di proteine, quindi se moltiplicate questo 5 grammi per il mezzo litro che prende al giorno, vi rendete conto che solo di latte un bambino prende in media dagli 11 ai 14 grammi di proteine, quando invece ne dovrebbero prendere sì e no 11. Ma il bambino non mangia solo il latte, mangia tutta un'altra serie di sostanze che sono pane, pasta, naturalmente anche la frutta, e tutte queste contengono proteine. Quindi c'è un incremento, un eccesso di offerta che spesso noi genitori non riusciamo a capire, a comprendere, a rilevare. Quindi questo è quello che vi stavo dicendo. Possiamo dire anche che questo eccesso di proteine determinano dei problemi immediati, dove naturalmente con un sovraccarico renale che determina perdita di calcio nelle urine, ma anche problemi a lungo termine con una maggiore predisposizione al sovrappeso e all'obesità. E quali sono quindi quelle cose che dobbiamo correggere per non incorrere in questo eccesso di assunzione di proteine? Beh, introdurre il latte vaccino mai prima dei 12 mesi, non dovremmo svezzare mai il bambino prima dei 6 mesi, non dovremmo mai dare eccessive porzioni di carne, pesce e formaggi, non dovremmo mai aggiungere formaggi in eccesso nelle pappe, perché il formaggio contiene molte, non solo grassi ma anche molte proteine. Sono tutte quelle cose che, se noi andiamo a verificare, a controllare e a regolamentare, ci daranno sicuramente dei buoni risultati. E poi vi volevo parlare dei falsi miti, di quello che mi sento dire spesso dentro lo studio, quando io comincio a dire che forse quel bambino ha qualche problema dal punto di vista alimentare, e allora le mamme, per giustificare, mi dice: ma dottore, sbagli, perché ha le ossa grandi, mica perché ciccio, oppure perché ha tiroide, oppure perché è intollerante.
Ma allora andiamo a vedere, insomma, se sono giustificazioni vere o fasulle. Le ossa rappresentano il 20% del peso corporeo, quindi se abbiamo un soggetto che pesa 40 kg, il 20% sono circa 8 kg, quindi le ossa saranno 8 kg, ma tutto il resto non sarà tutto grasso, ma sicuramente ce ne sarà molto. Oppure quando vengono dicevamo, dottor, ma perché soffriamo tutti di tiroide a casa? Allora qui dovete sapere che la tiroide ha un fattore adattativo, cioè quando ci troviamo di fronte a un soggetto sovrappeso, se non obeso, la tiroide cerca purina di funzionare proprio per cercare di regolare questo metabolismo. Tanto è vero che se stiamo attenti alla dieta e perdiamo peso, la tiroide comincia a funzionare in modo regolare, quindi la tiroide sicuramente non c'entra niente. Qualche altra volta mi dice, ma so perché è intollerante, perché non tollera i carboidrati, perché sennò mica mangia tanto. Come se l'eccesso e l'intolleranza, che come sappiamo tutti crea problemi intestinali, quindi meteorismo, gonfiore, insomma, come se l'aria pesasse, fosse l'aria che desse il peso. Naturalmente tutte giustificazioni che servono qualche volta per cercare di mitigare con noi stessi, con noi genitori, il discorso della problematica che abbiamo con i nostri figli. Ma quali sono le conseguenze dell'obesità? Sono conseguenze organiche, conseguenze psicologiche e conseguenze sociali. Vedete, questa è una slide in cui vi ho riportato le possibili patologie e complicanze dell'obesità. Non c'è un apparato che non risenta dell'obesità. Andiamo dalle patologie respiratorie, l'apnea notturna, l'intolleranza all'esercizio fisico, la sindrome di Pickwick, che vuol dire l'addormentamento improvviso. Uno mentre stava guidando la macchina, l'obeso può, che soffre di questa sindrome di Pickwick, se si addormenta all'improvviso, naturalmente succede quello che può succedere. Ma abbiamo anche conseguenze cardiovascolari, endocrine, muscoloscheletriche. Qui c'è scritto artrosi dell'anca, del bacino, sindrome di Blount. La sindrome di Blount è un incurvamento della tibia, legato sempre all'eccesso del peso, ma addirittura andiamo a finire a problemi di tipo oncologico. Quindi l'obesità predispone a patologie come tumore dell'utero, della prostata, del colon e dell'esofago, quindi patologie estremamente serie e gravi. Quindi dicevamo patologie organiche come problemi dislipidemici, ortopedici, pubertà precoce, insulinoresistenza, quant'altro, l'abbiamo già menzionato, ma soprattutto predispone alla sindrome metabolica. L'obesità vuol dire diabete, aterosclerosi e ipertensione. Una triade, direi, drammatica che predispone a una situazione veramente importante come la sindrome metabolica. Ci sono diversi modi per classificare la sindrome metabolica, però ecco, possiamo parlare di sindrome metabolica quando abbiamo almeno tre dei seguenti fattori: una circonferenza addominale maggiore di 102 nei maschi e 88 nelle femmine, una pressione arteriosa maggiore di 130 per la massima, 85 per la minima, i trigliceridi maggiore di 150 mg per decilitro, il colesterolo HDL, quello che noi chiamiamo buono, minore di 40 nel maschio, minore di 50 nella femmina, una glicemia al mattino a digiuno di 110 maggiore milligrammi decilitro maggiore. Quando abbiamo tre di questi fattori possiamo parlare di una sindrome metabolica che predispone, come sapete, a delle grosse problematiche cardiovascolari. Qui a destra trovate tutti i vari organismi che hanno una classificazione diversa della sindrome metabolica, ma in realtà la sindrome metabolica semplicemente possiamo dire che colpisce il 3,9% della fascia dell'età pediatrica e il 50% dei bambini obesi, quindi una fetta grandissima. Come lo potremmo definire la sindrome metabolica? In modo molto semplice: come alterazione della adiposità, della dislipidemia, una ipertensione, come una ridotta tolleranza glucidica al glucosio. Ma l'obesità crea sicuramente anche problemi psicologici. Il bambino spesso sovrappeso si vergogna, non lo noterete,
non lo dà a vedere, ma ha paura di spogliarsi quando sta nella palestra insieme agli altri bambini, e questo crea sicuramente una dispercezione di quello che è il suo stato psicologico. Naturalmente l'obesità crea anche tutta una serie di alterazioni e di problematiche di tipo sociale. Sappiamo tutti, come avevamo detto, che le più problematiche sono le complicanze più problematiche di obesità sono quelle cardiovascolari, ma tutte quelle che abbiamo visto prima. Questo cosa c'entra con il discorso dell'obesità? C'entra che nel 2000 si stimò che l'obesità causasse in Europa circa 1 milione di morti, solo in Europa, e 12 milioni di anni di vita vissuti in maniera non ottimale, cioè con delle patologie. Quindi questo determina evidentemente un elevatissimo costo sociale, sia per costi diretti legati ai trattamenti, alle cure che dobbiamo fare, sia costi indiretti per la scarsa produttività, sia costi intangibili per gli aspetti psicologici che determina sugli individui. Come dobbiamo intervenire allora? Veniamo a come ci dobbiamo comportare. Beh, non esiste un'unica persona che è il genitore che deve intervenire su questo tipo di problematica, ma c'è un insieme di soggetti che devono fare la loro parte. Quindi la famiglia con sicuramente, il pediatra e la scuola. Ognuno ha le sue responsabilità e ha il suo modo di dover intervenire. Le mamme, come dicevamo prima, dovrebbero essere sensibilizzate a questa storia della percezione dell'alimentazione già nella loro fase di gravidanza, l'abbiamo detto prima, ma naturalmente questo è importante anche proprio per contrastare alcune pratiche che normalmente noi andiamo a fare tutti i giorni senza accorgercene. Quindi dobbiamo cercare di dare delle risposte concrete al bambino quando lo accudiamo, non dobbiamo fare mai pressione per indurlo a mangiare, perché non moriamo, in Italia non c'è bambino che muore, ma manca tutto, che muore di fame. Controllo restrittivo delle quantità di cibo, attenzione alle porzioni eccessive, e addirittura capita spesso di vedere il genitore che dà qualcosa da mangiare perché il bambino piange, dice intanto comincia a fare qualcosa di pratico mangiando, senza rendersi conto che gli dà un intake calorico aggiuntivo che non serve assolutamente a nulla. Il pediatra, il pediatra è logico, è quello che ha la responsabilità sul stato di salute del bambino, ma il pediatra da solo non può far nulla se non riceve la compartecipazione, io la chiamerei così, attiva dei genitori, e una volta che si è riconosciuto il problema non può da solo, nello studio non ne ha né la capacità ma forse nemmeno il tempo all'interno del proprio studio di andare a trattare quel tipo di disturbo. E allora è lui che dovrà comunque demandare ad altre figure professionali, e qui ce l'abbiamo, no, tra il banco dei relatori, che sono sia gli psicologi che naturalmente i nutrizionisti. Quindi un pool di soggetti che lavorano sul bambino per cercare di risolvere il problema. Naturalmente anche la scuola ha le sue varie responsabilità, e allora ricordiamoci che qualche volta noi siamo critici con la scuola e prendiamo sempre, diamo la colpa al sindaco, sapete che sono un sindaco, che il sindaco è tirchio e quindi usa un'alimentazione fatta di roba scadente e sicuramente non adeguata, ma in realtà, o addirittura qualche volta ci dicono che ma io non gli date manco da mangiare a sti figli. In realtà le razioni che vengono distribuite nelle mense scolastiche sono date da una serie di menù fatti da specialisti, quindi da nutrizionisti, quindi con il giusto apporto di calorie ma anche con il giusto apporto dei nutrienti. Quindi attenzione a non colpevolizzare il discorso della scuola, e siamo sempre noi genitori che invece dobbiamo comportarci in un certo modo. Quindi non dire mai ai bambini di mangiare meno, siamo noi che dobbiamo capire quello che è la razione giusta e quello che è invece non in eccesso.
non sgridarli continuamente perché mangiano troppo, sempre lo stesso problema, siamo noi che dobbiamo dare a loro la percezione delle reazioni giuste e decidere noi prima di dare il cibo, quello che vogliamo, quello che non dobbiamo dare, e non cedere mai al bis e usare quel vecchio trucco della trattoria di campagna, piatti piccoli, mai piatti grandi, perché naturalmente danno una percezione del mangiare diversa, arricchire i pasti con verdure, non cucinare quantità eccessive, superiori al necessario, perché poi alla fine non si può sprecare la roba e quindi ce la dobbiamo finire, cioè tutte cose banali che però hanno un loro significato in questo tipo di situazione. Poi naturalmente cerchiamo di passare il più tempo possibile con i nostri bambini, questo è importante, cerchiamo di distrarli il pomeriggio quando stanno lì già davanti al videogioco, cerchiamo di portarli fuori, perché naturalmente sono tutte piccole cose che li distraggono proprio dal cibo, e siamo noi i primi adulti che dobbiamo dare l'esempio di come comportarsi. Qui forse non lo vedete, però viene riportata una sorta di tabella su quelle che sono le cose effettivamente da somministrare ai bambini nell'arco della settimana. Innanzitutto salta la corda e non saltare la cordazione, l'abbiamo detto prima. Poi se voi vedete, non riuscite a vedere, però partendo dal basso, vedete che i dolci devono essere somministrati 1-2 volte a settimana. I condimenti devono essere assolutamente limitati, 3 cucchiaini di olio al giorno, durante la settimana devono mangiare 2 porzioni di carne o pesce, vabbè, comunque vado vicino perché senza occhiali non ci vedo, 2 porzioni di formaggio, 2 porzioni di uova 2 volte alla settimana, i legumi 3 volte alla settimana, il pesce 2-3 volte alla settimana, la carne 2-3 volte alla settimana, ogni giorno almeno 3 porzioni di latticini, latte e yogurt, i cereali 3 porzioni al giorno, ma parliamo di 30 grammi di pane, e 5 porzioni addirittura al giorno, se vedete, di frutta e verdura. Tutto questo perché? Perché imprigionato dentro ogni uomo grasso c'è un uomo magro che lancia appelli disperati affinché lo facciano uscire. Forse vi ho annoiato, ma grazie per l'attenzione.